Tra i film in mostra a Venezia, l'israeliano The Farewell Party è un caso raro nel cinema contemporaneo. Parla della morte in vecchiaia. In un ospizio, alcuni anziani si confrontano con lento scemare della vita e si pongono una domanda. A chi giova prolungare le sofferenze di un malato terminale che non chiede altro che gli si stacchi la spina? Una domanda grave nel contesto israeliano, in preda alla guerra e memore del dramma della Shoah. In generale, in Israele, giriamo film sui problemi tra palestinesi e israeliani. Eppure c'è qualcosa che attiene all'essere umano che invecchia. E non ci sono soluzioni. È una storia strana sull'amore fra le persone, i vecchi. E l'amore esiste anche quando hai 70 anni. Ami ancora e vuoi aiutare chi ami. Questa è una storia universale. Il film è interpretato da veterani del cinema israeliano e in un paese dove l'eutanasia è illegale. Non so cosa accade nel minuto in cui devi scegliere e prendere una decisione. Non so come mi comporterò personalmente se Dio non voglia, ma penso che ognuno debba scegliere nel modo in cui vuole. Questa è la vera libertà. The Farewell Party è stato ben accolto da pubblico e critica ed è un forte concorrente anche per essere nominato come miglior film straniero agli Oscar. (Sussurra)